Buonasera, benvenuti a questo incontro che il Centro Culturale, nell'anno della misericordia, nell'anno del Giubileo che è cominciato due giorni fa, dedica a questo tema, questo ciclo che prende il nome alla scoperta del volto della misericordia. E l'incontro di oggi si intitola «È possibile oggi nascere un'altra volta?». Il nostro ospite stasera è Joshua Stencil, ex detenuto nel North Carolina. E per introdurre racconto la mia vicenda personale con Joshua. Non so, una decina d'anni fa, 13 anni fa, mi è arrivata una lettera da un carcere della North Carolina, firmato Joshua, e lui raccontava che aveva letto un brano di Don Giussani da un libretto che si chiama Magnificat, che è un libretto che gira in 200.000 copie in tutte le parrocchie americane, in tutti i luoghi di chiesa, perché un padre domenicano, nostro amico, appunto lo edita lì negli Stati Uniti, ha conosciuto il movimento e ha cominciato a scrivere su Padre Cameron, si chiama, aveva cominciato a scrivere su questo libretto che contiene la liturgia e poi dei brani di autori cristiani di tutti i tempi, dei brani di Giussani. Joshua era rimasto colpito e alla fine c'era l'indicazione, ce lo spiegherà lui, come ha recuperato la sede di CL degli Stati Uniti e aveva scritto lì. E lì, non so perché, l'hanno girato a me perché io seguivo e seguo le comunità degli Stati Uniti, per cui mi è arrivata questa lettera in cui lui chiedeva di andare avanti nell'esperienza che veniva descritta in questo brano di Giussani. Allora io ho risposto a lui e poi ho chiamato i nostri amici di Washington dicendo che c'era appunto questa persona che voleva conoscere il movimento. Da lì comincia una storia impressionante, perché per 13 anni ogni mese della gente diversa di Washington è andata sempre a trovare Joshua, facendo 600-700 chilometri, tra cui alcuni dei presenti, Elisabetta, la Letizia, e lui è stato fedele a questa storia per tutti gli anni in cui è rimasto in carcere. Quindi l'incontro di oggi nasce da queste avvenimenti apparentemente fortuiti, a questi nessi casuali che vanno appunto da un carcere nel North Carolina, prima da un prete che conosce Giussani, lo scrive, gli arriva la lettera, ritorna. Ma la cosa più impressionante secondo me è la fedeltà, perché come mi è capitato di parlando con lui quando l'ho visto per la prima volta un mese fa a Washington, avendolo appunto conosciuto 13 anni prima, ma appunto non avendo mai incontrato, diceva: sai, la prima volta che erano arrivati questi qui pensavo il solito gruppo cattolico che fa proselitismo. La cosa che mi colpisce di questa storia è la fedeltà, perché 13 anni di fedeltà reciproca sono molto di più anche che l'avvenimento, che l'improvviso accendersi di qualcosa. 13 anni così sono il segno che in questa storia c'è qualcosa di divino nell'umano. Joshua. I don't know what to say after that. Non so cosa dire dopo questa introduzione.
Of all the talks that I'll be giving while I'm here in Italy, this was the one that I was that I'm most emotional about. So I'll try to get through this without crying like a little girl. Allora, tra tutti gli incontri che devo fare mentre sono in Italia, questo è quello che sicuramente mi commuoverà di più, è quello su cui mi sento più emozionato e cercherò di non piangere mentre vi racconto quello che vi dovrò raccontare. I've seen people here tonight that I met a few years ago in prison. Ci sono persone qui stasera che ho incontrato diversi anni fa in prigione. And I've met people here tonight that I've written and that I've talked to, but have never actually met in person. E persone con le quali ho intrattenuto un dialogo, ma che non ho mai conosciuto di persona. In fact, Carlo, I've known for years. I just didn't know that I knew him until tonight. He's the friend of a friend of mine in America. E infatti Carlo, che sarei io, lo conosco da anni perché è un carissimo amico di un'altra carissima amica in America, ma l'ho incontrato per la prima volta stasera. I didn't know this was Carlo. Non sapevo che lui era Carlo. When Letizia Bardazzi asked me to do this a couple of months ago, I immediately became very nervous because I thought, you know, I have to be inspirational, I have to be insightful and deep. Quando Letizia mi ha chiesto di fare questa serie di incontri un paio di mesi fa, io sono diventato subito nervoso perché ho pensato, Dio, devo ispirare, devo essere, non so come dire, insightful. Yeah, e devo anche dire qualcosa, diciamo, che faccia colpo, no? And I'm none of those things. E io non sono un tipo, diciamo, che fa queste cose normalmente. Not a theologian, I'm not a philosopher. I'm just a guy who went to prison. Non sono un teologo, non sono un filosofo, sono solo una persona che è stata in prigione. But I realize that's all I have to be, and that all I have to do is just tell you my experience. Ma ho capito che tutto quello che devo fare, quello che sono qui a fare, è solamente questo: dirvi la mia esperienza. And this is what happened to me. E questo è quello che mi è successo. In 1996, I was arrested and was sentenced to prison. I was sentenced to 22 years in prison. Nel 1996 sono stato arrestato e mandato in prigione e sentenziato a 22 anni di prigione. With the possibility of reducing my sentence to 18 years. Con la possibilità di avere la sentenza ridotta a 18 anni. Most men, when they go to prison for a long time, either immediately fall into a kind of religious fundamentalism, whatever their religion may be, or they abandon religion altogether. Succede che molto spesso quando, diciamo, un uomo va in prigione, succede una delle due cose: o diventa, diciamo, un fondamentalista da un certo punto di vista, aderisce a un certo fondamentalismo religioso, o abbandona la sua religione tutto di un colpo. I didn't do either. I was in a great deal of denial about my situation. I was convinced that the law would be changed and my sentence would be reduced and I would go home early. E io non ho fatto nessuna delle due cose, mi trovavo in una condizione di rifiuto rispetto alla condizione in cui ero e pensavo, diciamo, che la legge sarebbe cambiata, che qualcosa sarebbe cambiato, cioè non volevo accettare la cosa. I was very naive because that was never going to happen. Ma ero molto ingenuo perché, appunto, la legge non sarebbe mai cambiata, insomma. 6 years into my sentence, the reality came crashing down around me and I realized I'm going to be in prison for at least 18 years. E dopo 6 anni che ero in prigione, la cruda realtà mi ha colpito e ho realizzato che sarei dovuto stare in prigione per altri 18 anni. And this destroyed me. E questo mi ha completamente annichilito, distrutto. Making matters worse, I had been transferred to a really terrible, very violent prison. E per rendere la situazione ancora peggiore, ero stato trasferito in una prigione veramente violenta. I'm from North Carolina, which is a state in the south of America. E sono del North Carolina, che è uno stato del sud dell'America. And every few years they move you from prison to prison because they're worried about relationships developing between inmates and the officers. E diciamo ogni certo numero di anni ti muovono da una prigione all'altra perché hanno paura, diciamo, che uno stabilisca relazioni, rapporti con i detenuti. So I was transferred just randomly to this hellish prison. It was just terrible. E ero stato per caso assegnato in questo inferno di prigione che era semplicemente, appunto, una cosa terribile. I personally never had any difficulties there, but just
observing the chaos around me was thoroughly depressing. Personalmente non è che ho avuto mai nessun tipo di problema in quella prigione, ma solo guardandomi intorno e guardandomi al caos che c'era, era veramente, diciamo, una cosa deprimente. The only thing that was kind of keeping me going was the opportunity each month to read a little excerpt from Father Gisani in Magnificat. L'unica cosa che mi teneva su e che mi faceva continuare era appunto leggere questi piccoli brani di Don Giussani che trovavo nel Magnificat, che è il libricino che aveva prima introdotto Giorgio. It was July of 2002 and I became suicidal, to be honest. E nel giugno del 2002 onestamente ho cominciato a avere pensieri di suicidio. At some prisons you have a good deal of privacy and committing suicide is a very easy thing to accomplish. E ci sono certe prigioni in cui tu hai un certo tipo di privacy in cui non è nemmeno troppo difficile riuscire a commettere suicidio. This was not one of those prisons. Everything was open. There was no privacy at all. E questa però non era una prigione di queste, perché tutto era, diciamo, open space, all'aperto, e non c'era nessuna parte dove uno poteva sostanzialmente commettere il suicidio. And this made the existential crisis that much more intense, because I wanted to die but couldn't. E questo ha reso la mia crisi esistenziale ancora più drammatica, perché volevo decisamente morire ma non avevo l'opportunità di farlo. Which is not really true. No one wants to die. They just want the problem to go away. In realtà non è vero, perché in fondo nessuno vuole davvero veramente morire. Ognuno vuole solo che i problemi che ha di fronte se ne vadano. A few years earlier though, I had received in the mail a 4-week preparation for Marian consecration according to the method of Saint Maximian Kolbe. Però poche settimane prima avevo ricevuto per posta, diciamo, un libretto di preparazione per la consacrazione mariana secondo Massimiliano Kolbe. And I was going through my belongings one day, I found it, and it was the middle of July, the Feast of the Assumption was coming up in one month, and I thought, I'll do this. Mentre stavo, diciamo, scartabellando le mie cose, ho trovato questo libricino, ho pensato, vabbè, c'è la festa dell'Annunziata, era luglio, tra poco, ok, vabbè, faccio quello che c'è scritto in questo libretto per la consacrazione mariana. So on the Feast of the Assumption in 2002, I made this act of consecration to Mary. I felt no catharsis, there was no joy, there was no sense of relief, it was just an act of total desperation. E quindi il giorno dell'Annunziata, del 15 agosto 2002, ho fatto quest'atto di consacrazione a Maria, dove non ho sentito assolutamente niente, non era un atto in cui, diciamo, ho provato qualcosa, era un puro gesto, diciamo, di disperazione. As Giorgio mentioned, many years earlier I had received in the mail Magnificat, and that's how I first learned of Father Gisani. E come mi ha detto Giorgio, avevo ricevuto precedentemente per posta questo libricino, il Magnificat, con la liturgia, dove avevo iniziato a leggere e a sentire, diciamo, di Don Giussani. And so I wanted to know more about him, because in Magnificat all it said was that he was a priest in Milan and that he was the founder of Communion and Liberation. E volevo conoscere di più su Don Giussani, perché tutto quello che c'era scritto sul Magnificat era che era un prete di Milano che aveva fondato Comunione e Liberazione. I didn't care anything about the movement. I didn't see myself as a movement kind of guy. I didn't want to join a club. Non mi interessava assolutamente di per sé un movimento. Non sono il tipo di persona che vuole partecipare a un club o a un movimento, assolutamente. I thought I was very macho. I didn't need anyone. Io pensavo di essere molto duro e di non aver bisogno di nessuno. I just wanted to buy a book. Volevo solo comprare un libro. So finally, 2 weeks after I made this act of consecration, I received in the mail 3 email addresses to people in the movement in America. E alla fine, diciamo, 2 settimane dopo che avevo fatto questo atto di consacrazione, ho ricevuto 3 indirizzi email di persone del movimento in America. I was very happy to receive this. The problem is, I don't know about in Italy, but in America, inmates don't have access to the internet. Ero contentissimo. Il problema è che, non so, in Italia, ma in America, i detenuti non hanno accesso a internet. So, I thought, I'll pick one of the names,
I'll write a brief little letter, send it to my mom, and she can email it for me. Quindi ho pensato di fare questo, ho detto, preso uno dei nomi, ho scritto una piccola lettera, l'ho mandata a mia mamma e così lei poteva mandare la mail a questa persona. Now, I love my mother, but asking her to do something like this is like rolling the dice. Cioè, io voglio tantissimo bene alla mia mamma, però diciamo chiedergli di fare una cosa del genere era veramente tirare un po' a caso, non sapevo se l'avrebbe mai fatto. She'll say yes, and she means it in that moment. Cioè, dice di sì quando gli chiede una cosa e lo dice veramente nel momento mentre lo dice. And then she'll forget. Però poi si dimentica. So I picked one of the names, I wrote a letter. The name that I picked was Rick Kushner, because I thought, well, it's a nice Jewish name. I'll pick that name. E ho preso un nome scegliendolo Rick Kushner. 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 Rick Kushner dalla lista e ho detto, vabbè, è un nome ebreo, scelgo questo. So I sent this to my mom and I forgot about it. Cioè, l'ho mandato a mia mamma e poi mi sono scordato anche di avergli mandato, diciamo, la lettera. What happened was she did send this email, and my mother is not Catholic, so the date would not have been significant for her, but she sent this email on October 7th, which is the Feast of Our Lady of the Rosary. E mia mamma poi di fatto ha mandato questa lettera e l'ha fatto, non che lei se ne accorgesse perché non è cattolica, ma l'ha fatto nel giorno che il 7 di ottobre, che è la Santa Maria del Rosario. Rick Kushner received this email. And then he contacted Elisabetta, my friend right down here, because she worked in the CL office in Maryland. So Rick ricevette questa email e contattò Elisabetta, che è qui perché lavorava all'epoca all'ufficio di CL del movimento a Washington. And she and Rick decided to put together a package of material for me, some back issues of Traces, some books. Unfortunately, they also included some CDs, which the prison would not allow. E quello che fecero Elisabetta e Rick fu di mettere insieme un pacco con libri del movimento e anche CD. Il problema è che i CD non sono ammessi in prigione. So the prison rejected this package. I didn't know anything about it. I didn't know that they had received the email. I didn't know they had sent this package. I don't know anything. So la prigione quando arrivò il pacco lo rimandò indietro. Io da un certo punto di vista non sapevo niente, né che era stata mandata l'email, né che era stato spedito il pacco. Ero ignaro di tutto. Then one day I get a letter from Giorgio Vittadini from Italy. E un giorno arriva una lettera da Giorgio Vittadini dall'Italia. I have no idea who he is. Non ho idea di chi fosse. Or really why he's writing me. O perché mi stesse scrivendo. But I'm from the South, and in America, in the South, we're taught to be very polite. E però comunque io sono cresciuto, diciamo, soprattutto venendo dall'America del Sud, siamo stati educati a essere molto gentili. So I thought, I have to write him back. I don't know what to say, though. I don't know what to say. E quindi mi sono sentito in dovere di scrivere indietro, di rispondere, anche se non avevo idea di cosa dire. I was watching the news one night, and I saw that Mount Etna was erupting. Guardando le notizie da televisione avevo notato che l'Etna stava avendo un'eruzione. Aha! Common ground. So I wrote Giorgio, please be careful. Quindi ho detto, beh, questo è un argomento su cui ci possiamo trovare, per cui l'ho scritto indietro, fai attenzione perché l'Etna sta eruttando. I'm American, I don't know geography. Cioè, sono americano, non ho idea della geografia. So a few weeks later, I transferred to a different prison. E dopo poche settimane mi spostano ancora in una prigione diversa. By now it's November of 2002. È novembre del 2002. And I receive a letter from Elisabetta asking if she and another friend can come visit me at the prison. E ricevo una lettera mandata da Elisabetta che chiede se lei e un altro amico o altri amici possono venire a trovarmi in prigione. Now, because I'm incredibly macho and I don't need anyone, my instinct was just to say no. Siccome io sono forte, macho e non ho bisogno di nessuno, il mio primo istinto sarebbe stato quello di dire no. Unfortunately, I'm from the South and we have to be polite. Però sono anche del sud dell'America e quindi dobbiamo essere gentili. So I said okay. E quindi ho detto va bene.
So she and a German man, Tobias Hoffman, came down to visit me on December 29th, 2002. E quindi Elisabetta e Tobias Hoffman, un altro una persona tedesca, vennero a trovarmi a dicembre del 2002. Il 29 dicembre del 2002. I will always remember that date. We had a beautiful, beautiful visit. I didn't know what to expect. I didn't even know what they looked like. I didn't know if they knew what I looked like. And she's going to hate me for saying this, but I remember Elisabetta greeting me. She runs around the table and she grabs me like this, and she, And in prison, we generally don't greet each other that way. Cioè, mi ricorderò sempre quel giorno. Non sapevo nemmeno cosa aspettarmi, ma ora lo racconto e la pagherò per questo, ma mi ricordo che Elisabetta venne, appunto mi abbracciò e mi salutò con due baci. Di solito in prigione questo assolutamente non so. But we had a beautiful visit, and it was like I had known them for a very, very long time already, even though I had never laid eyes on them before. Ma fu un incontro, una vista bellissima, e era come se li avessi conosciuti da tantissimo tempo, come se li conoscessi già da tantissimo tempo. But as Giorgio said, when they left, I thought that was a beautiful visit, but I'll never see them again. E come aveva accennato prima Giorgio, quando non appena se ne andarono, io pensai, bene, è stata una bella visita, è finito, non li vedrò mai più. I could not have been more wrong. E non potevo sbagliarmi di più, non potevo sbagliarmi più di questo. The next month, some other people came down to visit me. Now, keep in mind, they're three states away. They're traveling a long distance. Tant'è che, diciamo, il mese successivo altre persone vennero a trovarmi. E tenete presente che sono distanti tre stati, per cui guidavano una distanza molto lunga per venire a trovarmi. And I eventually met Rick Kushner, the man who had received that original email. E alla fine ho incontrato Rick, la persona a cui mia mamma aveva spedito la prima email originale. And one of the most amazing things happened several months later. He and his wife came to visit me with Elisabetta, and his wife Chiara was pregnant. They knew it was going to be a girl, and they asked me to be the godfather of their little girl. E poi una cosa incredibile successe un po' di tempo dopo, quando Rick e Elisabetta vennero a trovarmi, e Rick mi chiese, appunto, siccome avrebbe avuto una figlia di lì a poco, aveva una figlia che sarebbe battezzata di lì a poco, come mi chiesero di fare il padrino. And I looked at them and I said, "You're aware I'm in prison, right?" E io li guardo e dico, "Ma avete presente che sono in prigione?" Are you sure you want to do this? Siete sicuri che volete farlo? This is not the way to win friends and influence people. Questo non è il modo in cui normalmente uno vorrebbe avere un'influenza sul proprio figlio. People will think you're insane. La gente penserà che siete pazzi. And so my initial instinct, because this was so overwhelming, my initial instinct was to say no. Siccome questa era una cosa talmente grande per me, il mio primo istinto era quello di dire no. But I'm from the south. No, I'm just kidding. Ma sono del sud. No, scherzo. No, it was one of the most deeply moving moments of my life, and I said yes. No, sto scherzando, ma è stato uno dei momenti più profondamente commoventi della mia vita, e ho detto sì. Father Gisani, I think it was in Why the Church, was comparing the various methods of verifying the church's claims. There's the Protestant method, the rationalist method, and the Catholic Orthodox method. Don Giussani, credo fosse perché la Chiesa compara, diciamo, i vari metodi per verificare la fede cristiana, cioè il metodo protestante, il metodo razionalista e quello ortodosso cattolico. And he defined the Protestant method as being one of an inner enlightenment. It's very spiritual but not fleshly. E, diciamo, quello protestante è quello lo definisce come quello dell'illuminazione interiore. And the problem with this, at least in my experience, because I used to be a Protestant, is that you never really know that you're forgiven. It says in the Bible that Jesus forgives you, but how do you really know? You know, you can read it and say, "I'm forgiven," but how do you know? Il problema, io venivo da una tradizione protestante. Il problema con questo metodo è che tu non puoi mai sapere con certezza di essere stato perdonato. Sì.
leggi la Bibbia, puoi leggere sono perdonato, ma come fai a saperlo davvero? But when you're in prison serving an 18 to 22 year sentence and a married couple sits across the table from you and asks you to be the godfather of their daughter, then you know. Ma quando sei in prigione con una sentenza da 18 a 22 anni e di fronte a te c'è una coppia sposata che ti chiede di fare il padrino della loro figlia, lì lo sai che sei perdonato. And I would experience this again and again with the people that that came to visit. It's something that I never could have anticipated. I mean, looking back 13 years, if at that first visit, if you had told me then that I would be here now, I just would have laughed at you. E questo non mi stancherò mai di dirlo, ma se guardassi, cioè guardando indietro e pensando, diciamo, a quel primo incontro, se mi avessero detto che appunto in 13 anni io sarei stato qui a parlarvi oggi, mi sarebbe scappato da ridere. A few years later, Letizia's husband, Marco, asked me if I would participate in a video that would be shown at the Rimini meeting. E dopo pochi anni da questi eventi, Marco, il marito di Letizia, mi aveva chiesto di partecipare, di prendere parte, diciamo, a un video, un'intervista che sarebbe poi stata utilizzata, trasmessa, diciamo, durante il meeting di Rimini. And this was very moving to me, but the only reason I said yes was because I thought the prison would never allow it. Anche questo è stata una cosa che mi ha molto commosso, ma ho detto sì per un unico motivo, perché ho pensato comunque il carcere non lo permetterà mai. But they did. Però hanno detto, dissero di sì. So Marco came and interviewed me as part of a documentary that played at the Rimini meeting. And I thought, okay, I'll do the interview and that's that. E quindi, diciamo, ho preso parte a questa, diciamo, intervista che poi è finita in questo documentario che è stato poi fatto vedere al meeting di me. Ho detto, vabbè, inizia e finisce con questo. But it was really just the beginning. There was a girl who watched the video at Rimini, and her name is Anna, and she contacted me at the prison from Italy after the meeting. Ma quell'intervista e quel documentario è stato solo l'inizio. Ad esempio, c'è stata una ragazza, Anna, che avendo visto a Rimini la mia intervista, poi mi ha scritto e mi ha contattato in prigione. And the following summer actually came to America and spent a couple of months and visited me twice at the prison. E anzi, l'anno successivo venne in America e passando un po' di mesi là e mi ha visitato due volte in prigione. How do you explain this? Come fai a spiegare una cosa del genere? And then she's here tonight, and all the other friends that I've seen here tonight is just simply bizarre to me. E Anna è qui stasera, e anche tanti altri amici che vedo qua stasera, che poi ho incontrato, sono qui, e questa è una cosa che mi stupisce tantissimo. But I couldn't allow it just to stay with me. The love and forgiveness that I received from people who visited me allowed me to be more open and forgiving with my friends there at the prison. E diciamo l'amore e il perdono che ricevevo dalle persone che venivano a trovarmi non poteva restare solo una cosa per me. Infatti ho cominciato a trasmettersi, diciamo, ai miei compagni in prigione. I was asked by some inmates to teach a little catechism class on Sunday mornings. E alcuni dei detenuti mi hanno chiesto se potevo iniziare a insegnare una classe di catechismo alla domenica mattina in carcere. Which I did for about 2 years, and then I was released, I went home. But that class is still being taught by a friend of mine at the prison named James. E ho iniziato a farlo, l'ho fatto per 2 anni, e dopo che sono uscito di prigione, ancora oggi quella classe di catechismo continua ogni domenica, e c'è un mio amico detenuto che è ancora in prigione che la insegna. James. Which reminds me of something that Romano Guardini once wrote, which is that justice gives order and it gives structure, but mercy creates. E questo mi fa venire in mente una cosa che ha scritto Romano Guardini,
è che la giustizia dà struttura, diciamo, struttura le cose, ma la misericordia crea. So as to the question, is it possible to be born again? I would answer an emphatic yes, but you have to remain open. And there were so many times that I came close to saying no, and I'm very grateful that I didn't. So, se uno mi chiede, cioè dovendo rispondere alla domanda, può uno nascere di nuovo? Io dico sì, però dico che uno deve rimanere aperto. Infatti c'è stato un momento in particolare dove avrei potuto rispondere di no. When we're born the first time, we don't have any control over that. We're just in our mother's womb, and we're helpless. La prima volta che nasciamo non ci abbiamo nessun controllo sul processo, siamo nel ventre di nostra madre e nasciamo. But it's part of our dignity as created beings that God allows us the power to say no to being born again. Ma siccome per la dignità che Dio ci concede, possiamo comunque dire di no al fatto di nascere di nuovo. And one of the reasons I hear people give for saying no is that they don't think change is possible. E uno dei motivi per cui la gente dice di no è perché pensano che sia impossibile cambiare. In fact, I heard this the other night. A teacher was talking to me, and she said she had mentioned to her class about this talk. And her class was very skeptical and said they didn't believe that change is possible. Infatti, giusto l'altra sera, una insegnante mi raccontava che, dicendo alla sua classe di questo incontro, aveva visto la classe molto scettica perché evidentemente pensavano che una persona non può cambiare. And she wanted to know my response to that. E voleva sapere che cosa avevo io da dire a questa obiezione della sua classe. And I told her I understand their skepticism because our culture, the entire Western culture, is a culture based now on skepticism. Io gli ho risposto: capisco benissimo lo scetticismo dei tuoi alunni perché tutta la nostra cultura occidentale è basata su questo scetticismo. But I think a more fundamental problem is that a lot of people don't understand they don't understand the meaning of change. Ma io penso che il vero problema è che la maggior parte delle persone non capisce il vero significato della parola cambiamento. I'm not sure how it happened, but it seems that somewhere along the way the idea developed that to be Christian, to be Catholic, means to be perfect. That if you accept Jesus and embrace Jesus, that suddenly you're this perfect person. Non so come sia potuto succedere, dove è successo lungo la strada, ma si è instillata l'idea che uno, per essere cristiano, deve essere perfetto. Se sei cristiano, tu sei perfetto. It's no wonder that someone would feel trepidation in front of that. E non c'è dubbio che di fronte a questo, a questa uguaglianza, uno sente un attimo di trepidazione. If we read the New Testament, we don't find perfect people. E comunque basterebbe leggere il Nuovo Testamento, dove è chiaro che non si trovano persone perfette. In fact, one of the first things I ever read by Father Giussani, and it was something that was a great relief to me, was something from Why the Church, and he said that the early church was not a place for perfect people. E infatti una delle prime cose che mi colpì moltissimo che ho letto di Don Giussani era da perché la Chiesa, e parlando della Chiesa iniziale, della prima Chiesa, diceva che non era un posto per gente perfetta. I had fallen into a kind of moralism where I felt that I had to make it acceptable, I had to make it okay for Jesus to love me. E ero caduto in un moralismo che mi aveva convinto che io dovevo essere degno, di Gesù, per far sì che Gesù mi amasse, io dovevo esserne degno. And I would make it acceptable, I would make it okay for him to love me by following rules. E avrei raggiunto questa dignità o questa perfezione seguendo delle regole. I was not following him, I was just following some rules. Ma non seguivo lui, seguivo solo delle regole. And I overlooked the fact that he loves me when I'm not perfect. E avevo completamente tralasciato il fatto che lui mi amava anche mentre ero imperfetto. So what's different for me now? I'm not
perfect. It's not like I was this terrible person, met the movement and had become a perfect person. Cioè, qual è quindi la differenza adesso in me? Non è che prima ero una persona tremenda, ho incontrato un movimento e adesso sono perfetto. But I'm aware now that I'm loved. Ma ho la chiara coscienza adesso di essere amato. One of the first things I noticed when I came out of prison was that seemed very different from 20 years earlier. People just, at least in America, they just seem angrier now in a way that they weren't 20 years ago. La prima cosa che ho notato uscendo di prigione, ho notato che era diversa da 20 anni prima quando c'era entrato, è che tutti sembravano più arrabbiati, più insofferenti rispetto a come appunto mi ricordavo. And I think it's because we've just lost sight of the fact that we're loved. As society has grown more secular, we've forgotten that we're loved. And when you forget that you're loved, your mind can go to some really dark places. E questo penso deriva dal fatto che la nostra società, secolarizzandosi, ha perso di vista il fatto che siamo amati. E quando uno appunto perde di vista il fatto di essere amato, può appunto andare in posti oscuri, può, diciamo, mettersi in angoli oscuri. And I've noticed reading online some reactions to Pope Francis's proclamation of a Jubilee Year of Mercy. And I've read some very negative comments in America, I don't know about here. And the concern is that he's talking too much about mercy and not enough about repentance. E giusto per darvi un esempio, ho sentito molti commenti in America, non so qui, negativi su anche l'apertura del Giubileo dell'Anno Santo, che criticano il Papa per parlare troppo di misericordia e poco di pentimento. And I think the critics are just simply wrong. Pope Francis has talked about repentance. But more importantly, if you read, you might wonder. Ok, e penso che questo sia una critica sbagliata, perché comunque Papa Francesco ha parlato anche di pentimento. Infatti, se andate a leggere, I would just use the example from the Gospel of John, the woman caught in adultery. Jesus never once uses the word adulterer with her. He never calls her a name. He doesn't throw her sin back in her face. He never says adultery. Back then, adultery was not just a moral failing, it was a criminal offense. She could be stoned to death. Userò solo l'esempio del Vangelo di Giovanni della donna adultera, dove Gesù non usa mai il termine adulterio, non chiama mai la donna adultera, anche perché non era solo un peccato morale, ma era un atto contro la legge, un atto criminale, l'adulterio. The angry crowd just threw her at Jesus' feet. She didn't ask for repentance, but he gave it to her. And who would deny that she was changed after that? E appunto la donna poi, come sappiamo, si butta ai piedi di Gesù, e la donna non ha chiesto pentimento, ma Gesù sostanzialmente gliel'ha dato. If mercy is based on a sufficient amount of repentance, then mercy is something that is earned, which contradicts the very notion of mercy. Se la misericordia fosse basata su un certo grado di pentimento, vorrebbe dire che è qualcosa che uno si merita, e quindi è contrario al concetto stesso di misericordia. Mercy always comes first, because Christ always comes first, love always comes first. La misericordia viene sempre prima di tutto, perché Cristo ama prima di tutto. This is not maybe an easy concept to understand, and I wish I were a better person, but I take comfort in something that Pope St. John Paul II once wrote. Questo forse può risultare come un concetto un po' difficile, comunque io vorrei essere una persona migliore, e adesso vi cito una cosa che John Paul II, che Giovanni Paolo II ha scritto. He was talking about chastity, but I think it applies to a number of things. He said, chastity is the work of a lifetime. Sta parlando di castità, ma penso si applichi a altre sfere anche. E appunto diceva che appunto la castità è un lavoro lungo una vita, cioè è un'opera di una vita. But I've come to the conclusion that most everything is the work of a lifetime, which is why we're given a lifetime. Chastity is the work of a lifetime. Friendship is the work of a lifetime. Forgiveness is the work of a lifetime. Fidelity,
is the work of a lifetime. Ma in realtà appunto tutto richiede una vita, richiede il tempo di una vita. La castità richiede il tempo di una vita, l'amicizia richiede il tempo di una vita. Sì, friendship, justity, la fedeltà richiede tutta una vita. And although that may seem frustrating, it's a tremendous mercy that we're given that time to maintain in communion with one another. And that, for me, was the difference between being a Protestant and being a Catholic. And even when I first became a Catholic, and I won't bore you with the long story, but I became Catholic alone. My family wasn't Catholic. I didn't have any Catholic friends. My girlfriend wasn't Catholic. E diciamo, questo punto della misericordia come il punto centrale. Ora non vi racconterò tutta la storia di come sono diventato cattolico. Io sono stato il primo della mia famiglia a diventare cattolico. Appunto, nessuno nella mia famiglia era cattolico. So the first few years that I was a Catholic, I was living a very Protestant form of Catholicism. I was alone. E nei primi anni in cui, dopo che mi sono convertito al cattolicesimo, vivevo una forma molto protestante di cattolicesimo perché sostanzialmente ero da solo. What I was missing was the church. E quello che mi mancava era la chiesa. What I was missing was this. Quello che mi mancava era questo. And it was only through an unpleasant circumstance that I attained this. È stato solo, diciamo, attraverso una circostanze spiacevoli che ho ottenuto tutto questo. One quick story and about how Jesus has worked for me, and I'll let you go. Una storia, un breve cenno di una storia di, diciamo, di cosa, di come Gesù ha interagito con me, e poi vi lascio andare. When I was in the county jail awaiting trial, I knew I was looking at 20 years in prison. But my attorney came to me one night and he said, the prosecutor doesn't really care about your case and there's a possibility that your charges may be reduced and you may just get a sentence of 3 to 5 years. Mentre ero in prigione aspettavo la sentenza, il mio avvocato appunto venne a trovarmi e mi disse, guarda che l'accusa, il giudice, non è uno particolarmente interessato al tuo caso, per cui invece che 20 anni c'è la possibilità che ti dia una pena minore dai 3 ai 5. So naturally I started praying for a 3 to 5 year sentence, which I didn't get. I got an 18 to 22 year sentence. E quindi mi ero già nell'ordine di idee di avere, diciamo, questa pena da 3 a 5 anni che però non ottenni, tant'è che ho avuto una pena da 18 ai 22. However, if I had received the sentence that I prayed for, I never would have met the movement because I met the movement in year 6. E io quindi ho pregavo per ricevere questa condanna più corta, ma se avessi ricevuto questa condanna più corta, non avrei mai incontrato il movimento, non avrei mai incontrato voi e non sarei qui stasera. I didn't get what I thought I wanted, but I got what Christ knew I needed. Quindi non ottenni allora quello che credevo volevo, però Gesù mi ha dato quello di cui veramente avevo bisogno. And my life would have been very, very different. So to the question, is it possible to be born again? The answer, I think, is an emphatic yes. And I'm going to start squirting tears like a little girl. Thank you very much for having me here. L'ultima cosa che ha detto è appunto, e quindi se devo rispondere alla domanda, è possibile nascere ancora? Io devo dire devo gridare un sì, e prima di commuovermi vi. Ci sono domande? Perché c'è un po' di tempo per... Pare che ieri il Papa ha detto che la misericordia è un bisogno e lo ha ripetuto più volte.
di fronte a questo mondo che sappiamo come va. Allora volevo chiedere come capisci tu questa frase e perché di fronte a questa parola, che pure è un bisogno, l'uomo è stranamente riottoso, refrattario. As to why mercy is a need, it makes me think of a quote by the English Catholic writer G.K. Chesterton, who said that original sin is the only Christian doctrine that you can prove simply by reading the daily newspaper. Parlando di misericordia, mi viene in mente una citazione di Chesterton che dice: il peccato originale è l'unico dogma che può essere provato esclusivamente leggendo i giornali del mattino. You know, we screw up a lot. Facciamo un monte di sbagli. Di. We're aware constantly that we're in need of mercy and forgiveness. Unfortunately, I think we resist for two reasons. One, we have to acknowledge that we're fallible, and we have to acknowledge that there is someone greater than us. Allora, e sul fatto perché noi resistiamo alla misericordia mi vengono in mente due cose. La prima è che bisogna accettare di essere fallaci, cioè di essere che sbagliamo. So it strikes at our ego. And I think this is why Christ instituted the sacrament of confession through priests, because it directly attacks our ego. E questo, diciamo, ferisce il nostro io. E questo penso sia uno dei motivi anche perché viene istituito il sacramento della confessione, che appunto ferisce da un certo punto di vista il nostro io. We've always been resistant to it, but I think we're more resistant to it now because we control so many things. We put a man on the moon, and we have great technology. And it seems that man controls so much that we don't want to acknowledge that we don't control everything. L'uomo è sempre stato resistente al punto di essere fallace, di essere limitato. Solo che adesso, appunto, abbiamo mandato l'uomo sulla Luna, abbiamo tutte le tecnologie possibili, siamo ancora più reticenti all'idea che non è possibile per l'uomo controllare tutto. And I'm just reminded of something that Pope Benedict XVI said. He said that man is saved by the patience of God, but man is destroyed by the impatience of man. E mi viene in mente una citazione di Benedetto XVI che dice: l'uomo è salvato dalla pazienza di Dio, ma è distrutto dall'impazienza dell'uomo. Christ wants us to be patient with ourselves and with others. E Cristo ci vuole pazienti verso di noi e verso gli altri. Io ti volevo ringraziare di essere venuto a trovarci. Sono contentissima di averti conosciuto. Ti avevo scritto una lettera quando i miei amici mi avevano detto che eri in prigione. E volevo sapere se potevi spiegare meglio che la misericordia crea, un po' l'ho intuito dal racconto della tua storia, però se potevi aiutarmi un pochino. Grazie. Thank you. It creates a new being, a new human, a new heart. Crea un nuovo essere, un nuovo uomo, un nuovo cuore. And I'll use an example of my friend James, currently in prison. Vi faccio un esempio che riguarda il mio amico James, che è tuttora in prigione. Some other friends from the movement have been visiting James. They travel down from New York to visit James in North Carolina, which is about 5 states away. It's a very long trip. Alcuni amici del movimento hanno continuato e continuano ancora adesso a visitare James e vengono da New York, che è un viaggio molto lontano, è distante 5 stati, North Carolina da New York. And one of these friends, his name is Giacomo. We had lunch together last year, or earlier this year, and he was very concerned that maybe he had made a mistake
and talking about certain things with James. E uno di questi amici, what is his name? Giacomo. Giacomo, is, Giacomo è uno di questi che va a trovare James. Avevamo avuto pranzo insieme e era preoccupato di aver fatto un errore, di aver commesso un errore nel suo incontro, nell'ultima volta che si erano parlati con James. I said, what do you mean? And he said, well, my wife and I took this beautiful vacation and we were telling James about it. And now we're wondering if that was a mistake because he can't take a vacation. He's stuck in this prison. And is it depressing to him if we talk about that sort of thing? E io gli ho chiesto qual è, cosa credi di aver sbagliato. E lui mi ha detto, beh, eravamo lì con mia moglie, abbiamo raccontato a James di una bellissima vacanza che abbiamo fatto in tutti i dettagli. E dopo mi sono sentito forse di aver fatto qualcosa di sbagliato perché ho detto, beh, vado a raccontare la vacanza che ho fatto a James che è in prigione e non può andare da nessuna parte. And I said, no, there's nothing you can't talk about. Every day in prison, if you're an inmate, every day reinforces the idea that you're not fully human. Non c'è niente di cui non, e gli ho detto, no, guarda, non c'è niente di cui non può parlare, perché ogni giorno in prigione rinforza l'idea che tu sei meno umano. In North Carolina, when you enter prison, you're given a number. Every inmate has a number, and that number follows you. I mean, you keep that number until you leave prison. Non appena entri in prigione in North Carolina ti viene assegnato un numero, e quel numero uno se lo tiene in tutti i suoi passaggi, anche se passa di prigione, è un numero, gli viene assegnato un numero. My number was 059. Il mio numero era 059. 4801. 4801. I will never forget that number as long as I live. Non me lo scorderò mai per tutta la vita. James will never forget his number. E James non si scorderà mai del suo numero. Because when you're in prison, that's what you are. You're a number. Perché quando sei in prigione, tutto quello che sei è un numero. The officers, when they have their little radios, if you have to go from one building to another, they have to radio a tower to notify them that you're going. They don't ever give your name. There's a code for the inmates, and that code is 1072. Le guardie, quando un detenuto deve passare, ad esempio, da un edificio all'altro, non si parlano perché devono avvertire, non usano il nome, c'è solo un codice con cui comunicano all'altro palazzo che c'è un detenuto che sta andando. Il numero è? What is the number? 1072. 1072. So the officer, if there are two inmates standing there going to another building, the officer would radio. He wouldn't say, I have James and Joshua. He would say, I have two 1072s. Quindi la guardia, se ci sono due detenuti che stanno andando da un palazzo all'altro, non è che dice c'è James e un'altra persona che devono arrivare, ma dice ho due 1072 in arrivo. You're not fully human. You're a number. Non sei completamente umano, sei un numero. After every visit that you receive, I'm sorry to be graphic, but you are strip searched and you have to walk through a metal detector. Dopo ogni visita che uno riceve in prigione, scusate i dettagli crudi, ma devi essere perquisito completamente e passare sotto il metal detector. Because you're not trustworthy. Perché non si fidano, non sei affidabile. I was in prison for 18 years, never had a single infraction, but up until the day I left, I had to be strip searched after every visit because even after 18 years with no infractions, I'm not trustworthy. Sono stato in prigione 18 anni e fino all'ultima visita ho dovuto sempre passare la perquisizione e il controllo perché comunque non sei uno, nemmeno dopo 18 anni senza nessuna infrazione, non sei uno di cui si possono fidare. So I told Giacomo that every day of James's life, the idea is reinforced that he's not quite human. Quindi ho detto a Giacomo che guarda che ho detto al mio amico che appunto Giacomo tutti ho detto a Giacomo che James mentre lì tutti i giorni gli viene ripetuto, gli viene rafforzata l'idea che non è completamente umano, non è totalmente umano. But you've just driven 10 hours one way to spend 90 minutes with him. Ma tu hai appena guidato 10 ore per passare un'ora e mezzo con lui. You can't say anything wrong. You can't say anything wrong because you've already said everything just by your presence. You don't have to talk at all. You could sit there in silence for 90 minutes, but you have enlarged his heart
and you have reminded him of his humanity. Quindi non c'è niente di sbagliato che puoi dire nel dialogo con lui, perché gli hai già detto tutto andando. Potresti star lì un'ora e mezzo in silenzio e gli avresti già detto tutto quello che gli dovresti dire, perché non c'è niente di sbagliato che puoi dirgli. And just very quickly, one other example. My friend Brian was homeless for 11 years before he went to prison. E un altro esempio brevissimo. Il mio amico Brian era un senza tetto, un barbone, prima di finire in prigione. He didn't care about getting out. He had nothing to go home to. E non gli interessava quindi di uscire. Non c'aveva nessun posto a cui tornare. He would be very happy just to stay in prison. Sarebbe stato contento di restare in prigione. But he received a visit from two women from Emerus Domini, and he told me after the visit that when he watched them walk out the door, it was the first time in his 13 years of prison that he wanted to walk out the door too, because he, for the first time, realized there was something good out there. Ma dopo aver ricevuto una visita di due nostre amiche dei Memories Domini, non appena le vide uscire dalla porta, mi disse che quella era la prima volta in 13 anni di prigione in cui aveva sentito il desiderio di uscire, perché aveva capito che là fuori c'era qualcosa di buono, dove andare, dove tornare. So that's what mercy does. It creates a new heart, a new human being. Questo vuol dire che la misericordia di Dio crea un cuore nuovo e un uomo nuovo. Purtroppo dobbiamo finire l'incontro perché Joshua, per il tirannico programma che la Letizia gli ha preparato, stasera ha anche un incontro a Giussano, quindi non è veramente uscito di galera ancora. Comunque io volevo dire una cosa sola come sintesi, che da quello che abbiamo sentito non è che noi abbiamo dato qualcosa a Joshua. Insieme abbiamo scoperto in questi anni, stasera, che la misericordia è un fatto. La misericordia è un fatto che noi abbiamo incontrato, che lui ha incontrato, e che invece di muovere le pedine umane a caso, come sembra in questo mondo di arrabbiati, muove le persone perché vadano verso il bene, verso il destino, anche quando, come dice Manzoni, sembra che ci sia qualcosa che sia negativo, ma è sempre per un bene più grande, un bene che è verificabile nell'esperienza, e questo, come abbiamo visto stasera, cambia il mondo. Grazie. Thank you.